Bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. È stato convalidato l'arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere per i due giovani di 19 e 24 anni, fermati dai carabinieri domenica 24 luglio, per tentata rapina e violenza sessuale per aver aggredito una coppia di giovani romeni, lui 22 anni e lei 30, in zona Lorenteggio, a Milano. I due, come scritto dal GIP di Milano, Tommaso Perna, avrebbero tenuto fermo l'uomo mentre abusavano della donna e scagliando, poi, contro le vittime svariati oggetti, quali bottiglie e biciclette. A riportare la notizia è Milano Today. La 30enne ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata da entrambi dai due uomini, entrambi di origini egiziane, che in un primo momento, sempre secondo quanto ricostruito dalle vittime, si sarebbero avvicinati insieme ad altre due persone chiedendo al 22enne di far vedere loro il contenuto della borsa della donna. A me hanno intimato, invece, di non urlare, ammesso a verbale, poiché altrimenti avrebbero tirato fuori i coltelli e li avrebbero usati nei nostri confronti. Una volta accertatisi del fatto che non vi era nulla di valore all'interno della predetta borsa, ci hanno lasciati andare via. Poco dopo i due, sempre all'interno del parchetto in zona Lorenteggio, si sono avvicinati di nuovo e hanno aggredito la donna. Mentre io sono stata violentata, ha ricostruito la vittima, il mio fidanzato è stato colpito più volte con calci e pugni, nonché con oggetti rinvenuti in strada, come alcune biciclette parcheggiate e diverse bottiglie di vetro, raccolte nei pressi dei cassonetti presenti. Nel disporre il carcere il GIP ha messo nero su bianco che i due indagati sono soggetti senza fissa dimora e che, pur essendo irregolari nel territorio dello Stato, non hanno esitato a usare violenza. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.